Il cardio in sé non brucia i grassi, brucia le calorie, quindi voi potrete tranquillamente spaccarvi il culo sul tavolino A, rimangiare tutto quello che avete fatto e restare appunto da capo. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita. Oggi voglio affrontare un argomento molto importante e molto confusionale: come fare cardio per bruciare grassi. Prima di tutto voglio introdurre il discorso con un'immagine. Tutti noi vediamo gente che si ammazza sul tapirulan giorno dopo giorno, ma ogni settimana e ogni mese sono sempre uguali. Anzi, anch'io facevo così all'inizio, pensavo che facendo cardio e sudando avrei bruciato tutto il grasso accumulato e facendo il cardio a digiuno avrei bruciato ancora più grasso. Quindi ogni mattina per prepararmi all'estate scendevo di casa e facevo un po' di cardio di intensità alta, il HIIT training nel campetto sotto casa, ovviamente a digiuno prima di fare colazione. E dopo un mese facendo così ero uguale e non ero cambiato di una virgola. Per quale motivo? La risposta è la seguente: il cardio in sé non brucia grassi. Il sudore e l'intensità alta, il digiuno, tutto questo non vuol dire che hai bruciato i grassi. Il cardio in sé brucia calorie. Il cardio in sé brucia calorie. Per bruciare i grassi, l'unico modo è essere in un deficit calorico. Il 90% di chi fa cardio, dunque, non brucia grassi, perché poi, mangiando, riprendono tutte le calorie che sono state bruciate facendo il cardio, negando dunque il deficit calorico, che alla fine è la cosa più importante, è la legge scientifica del bilancio energetico per bruciare i grassi. Un esempio, un'ora di corsa, ad esempio, lenta sul tapirulan, potrebbe bruciare intorno alle 500 calorie, che possono essere facilmente recuperate semplicemente mangiando un cornetto e un cappuccino di prima mattina. Eh sì, hai sentito bene? È proprio così. Se fai un'ora di tapirulan a digiuno mattina, ma poi ti mangi un cornetto e un cappuccino per colazione, avrai consumato nuovamente tutte le calorie che avevi bruciato facendo cardio. A questo punto sarebbe stato uguale, anzi forse anche meno sforzo, non fare quell'ora di cardio di mattina a digiuno e semplicemente saltare il cappuccino e cornetto a colazione. E allora, che cosa ci serve il cardio se non brucia grassi? Il cardio ci serve in primis a migliorare la nostra condizione cardiovascolare e la nostra salute in generale. In secondo luogo, includendo il cardio nella nostra routine, ci permette di consumare un po' più di calorie e dunque di mangiare un pochino di più se stiamo a dieta, ad esempio, oppure semplicemente diminuire il nostro surplus calorico se invece siamo in una fase di presa di massa. Ecco cosa intendo esattamente, proverò a spiegarlo. All'inizio di una fase di definizione, io diminuisco le calorie di 300 calorie dal mio fabbisogno giornaliero. Mettendo che ho un fabbisogno di 2500 calorie al giorno, ora limito il mio consumo di cibo a 2300 calorie giornaliere. Solamente facendo questo mi permetterà di perdere peso e di bruciare grasso per le prossime magari 2, 3, 4 settimane. Arriverà un punto però dove dovrò diminuire per forza di cose le calorie per uscire da una fase di stallo e per continuare a bruciare grasso. Metti che arrivo a un certo punto, magari dopo 6 settimane in cui sono a dieta e non sono ancora felice della mia definizione e voglio bruciare ancora più grassi, arrivo a dover consumare 1800 calorie al giorno per definirmi. Io ho un appetito mostruoso e mangiare 1800 calorie è veramente tosto e mi limiterebbe tantissimo nella mia vita. Non potrei uscire al ristorante, non potrei uscire la sera con gli amici, eccetera, eccetera. Per cui è qui che inizio a includere il cardio, non per bruciare grassi, ma per permettermi di consumare più cibo, restando comunque in un deficit calorico. Infatti, se io facessi un'ora di tapirulan al giorno, bruciando 500 calorie, questo mi permetterebbe di consumare non più 1800 calorie, ma 2300 calorie di cibo, perché appunto posso aggiungere queste 500 calorie che posso consumare, posso mangiare perché le ho bruciate facendo il cardio. Quindi, facendo in questo modo, starei comunque ad un totale bilancio energetico giornaliero di 1800 calorie, il che mi farebbe comunque bruciare i grassi. Avrei dunque mangiato di più, bruciando un po' di calorie, per permettere al mio appetito mostruoso di essere almeno in parte sazio, anche durante il periodo di deficit calorico. In modo simile, quando invece si è in fase di presa di massa magra, in cui mangi di solito dalle 200 alle 300 calorie oltre il tuo fabbisogno calorico giornaliero, il cardio potrebbe ritornare utile per non sforare il surplus e dunque minimizzare l'eccesso di grasso accumulato. Provo a spiegarmi: se per una fase di presa di massa dovrei consumare 2500 calorie del mio fabbisogno giornaliero più questo surplus di 300 calorie e invece finisco la giornata a 3300 calorie perché diciamo mi sono concesso, non so, una fetta di torta in più, un cocktail con gli amici, potrei comunque disfare tutto ciò includendo un'ora di tapirulan durante la giornata per bruciare le 500 calorie che mi rimetterebbero a 2800 calorie giornaliere. Ora che abbiamo messo questo da parte e abbiamo chiarito il discorso, che tipo di cardio è meglio per bruciare calorie? A mio parere non esiste un tipo di cardio che brucia più calorie di un altro. Infatti, 300 calorie di cardio bruciato con il HIIT a intensità alta equivalgono alle 300 calorie bruciate col cardio
steady state a intensità moderata. Alcuni studi hanno dimostrato che il HIIT potrebbe essere migliore perché brucia calorie anche a riposo dopo la sessione, questo si chiama il cosiddetto afterburn effect, ma questo è veramente minimo, è quasi insignificante, parliamo di un extra 20-30 calorie in una giornata. Un altro studio ha dimostrato che il HIIT brucia più grassi a lungo termine dello steady state, un altro ha dimostrato il contrario, un terzo ha dimostrato che sono esattamente uguali questi due tipi di cardio e che il HIIT potrebbe non essere raccomandato per il bodybuilder perché intacca il recupero e condiziona dunque la performance nel sollevamento dei pesi in palestra, per cui da un punto di vista pratico nessuno dei due è migliore. Minuto per minuto il HIIT brucia più grassi, quindi se vedete da un punto di vista di efficienza HIIT dura di meno, bruciando la stessa quantità di calorie, e quindi è migliore se volete bruciare più calorie in un tempo minore. In conclusione, che cosa raccomando per il cardio? Non esiste un tipo migliore per bruciare grasse, bensì dovete pensare al numero di calorie che bruciate durante la sessione, sopra ogni altra cosa. Questo è il primo punto, non pensate al cardio come brucio i grassi, ma pensate quante calorie ho bruciato in questa sessione di cardio. Seconda cosa che vi consiglio di fare è di camminare come minimo 7.000-10.000 passi al giorno, quindi intorno magari ai 3, 4, 5 km al giorno. Questo è ottimo se volete semplicemente fare un po' di cardio, camminate un pochino di più, se no altrimenti potete correre 1-2 ore a settimana per mantenere al massimo la vostra salute cardiovascolare. Vi consiglio di non farlo prima di un allenamento con i pesi perché questo potrebbe intaccare il vostro recupero. Un terzo esempio di cardio ottimo è il nuoto. Il nuoto allena tutto il corpo e diminuisce un sacco i DOMS. Raccomandatissimo, io provo a farlo una volta a settimana. Un altro tipo di cardio sarebbe fare dai 5 ai 10 sprint ad alta intensità da 30 secondi l'uno, 2 o 3 volte a settimana. Ancora una volta, molta attenzione perché potrebbe influenzare il vostro recupero e la vostra performance in palestra. Un altro tipo di cardio è fare il HIIT, quindi cardio intensità alta sulla cyclette, che va a intaccare di meno il recupero rispetto al cardio, appunto alla corsa ad alta intensità, e in più è stato dimostrato da una ricerca scientifica che aiuta con lo squat, perché il neural patterning del movimento potrebbe aiutare con lo squat. Infine, ogni altro tipo di cardio che ti viene in mente, uno sport, una camminata in pendenza, questa ad esempio è la mia preferita, qualsiasi cosa per bruciare calorie e stare meglio fisicamente, qualsiasi tipo di cardio va benissimo. Come punto finale, il cardio non influirà troppo sul vostro progresso in palestra, soprattutto se non vi ammazzate. Se in primis volete mettere su forza e massa, fate un minimo di cardio per restare attivi, ma non sovraccaricatevi. E per bruciare grassi, ricordatevi che non è essenziale fare cardio, l'essenziale è essere in un deficit calorico, e il cardio è una tecnica che vi aiuta a fare proprio questo. Come ultimo punto, la ricerca dimostra che il cardio a digiuno non è superiore a quello non a digiuno se sei al di sopra del 12% di massa grassa. Se sei al di sotto del 12% e vuoi raggiungere livelli molto bassi di body fat, allora il cardio a digiuno potrebbe essere una tecnica più utile per permettere appunto la mobilitazione del grasso e per poi permettere l'ossidazione del grasso, che è come viene bruciato il grasso dal vostro corpo. Però altrimenti, digiuno o non digiuno, pensate solamente al numero di calorie che state bruciando. Questo è il mio consiglio finale, spero che sono riuscito a darvi un'idea un po' più chiara appunto sui diversi tipi di cardio e su come utilizzare il cardio per bruciare i grassi. Il cardio in sé non brucia i grassi, brucia le calorie, quindi voi potrete tranquillamente spaccarvi il culo sul tavolino, rimangiare tutto quello che avete fatto e restare appunto da capo. Quindi non ammazzatevi di cardio, fate le cose in modo intelligente, diminuite, state attenti alla dieta invece che pensare solamente al cardio. Io utilizzo il cardio proprio come ultima risorsa quando so che se no dovrei mangiare veramente pochissimo e mi viene difficile mangiare così poco, quindi inizio a appunto includere un po' di cardio nella mia routine. Detto questo, ti voglio ringraziare se sei ancora qua, mi raccomando buttaci un like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, aiutami a diffondere la verità appunto sul fitness, sul cardio, su queste cose qui. Grazie mille per il supporto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!